Per la prima volta da quando abbiamo iniziato questo percorso di presentazioni, grazie al Comune di Benevagenna, usciamo dallo sport, dalla gastronomia e dall'outdoor e ci andiamo a facciare una rievocazione storico-religiosa che abbraccia la grande tradizione però artigianale, agricola del nostro territorio. Benevagenna è un comune bellissimo, straordinario, un borgo che richiama in tanti passato, in tanti suoi angoli, soprattutto poi l'antica Augusta Bagenormu con il suo splendore, città romana. È una rievocazione storica in uno dei comuni più belli della nostra pianura padana, in questa Benevagenna, comune accogliente che ha intorno a sé tutto il nostro arco alpino, quindi un momento culturale, un momento di questa rievocazione storica che però tende anche ad esaltare quello che è il commercio locale, l'artigianato locale e le produzioni locali che sono una delle fonti più importanti del nostro territorio. Oggi come oggi il nostro territorio ha più che bisogno di una rappresentazione territoriale totale, dove non solo la fa da padrone l'enogastronomia, ma anche la parte culturale. Le novità sono tante perché si cambia ogni tre anni, si cambiano le cose della rievocazione. La fiera invece rimane la stessa. Vi aspettiamo in questa rievocazione che avrà tanti colori, tanti suoni, tante parole, tanta musica. Venerdì sera nel teatro parrocchiale si eseguirà la commedia in tre atti, Un maestro per Adriana. Il sabato sera nel palazzetto dello sport una serata gastronomica con piatti tipici locali, tutta la domenica a partire dalla mattina alle 7 con la fiera commerciale, artigianale, agricola, il corteo storico. Oltretutto abbiamo più di 300 figuranti con la partecipazione degli sbandieratori del gruppo di Alba, ci sarà anche la premiazione della Rosa Fiorita. La Beata Paola è stata la nostra contessa nel Medioevo. Costei è sempre stata così molto amata, pensate che sono 500 anni di devozione ininterrotta e tutte le persone della Bassa Langa, del Basso Piemonte si può dire, si riversano a Benevagenna dove ci sarà un sacco di iniziative. Le fondazioni di origine bancaria e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sono sempre attente a tutte le iniziative che ci consentono di avere memoria delle cose del passato per poterle portare a valorizzare tutto quello che si potrà fare in queste giornate di grande festa e di rievocazione.